ricordiamo quello che c'è all'interno? Congelare, dopo tolgo dalle forme sopra. Tante persone quando comprano dal supermercato la carne o il pesce perché c'è una buona offerta e lo mettono dentro nel congelatore, però quando cucinano a casa o vogliono preparare qualcosa se ne rendono conto che il loro congelatore non è abbastanza organizzato per alleggerire la vita quotidiana, soprattutto quando si cucina. Io con il video di oggi voglio aiutarti a una organizzazione perfetta e soprattutto di darti tanti consigli, di darti tante idee come va organizzato un freezer, cosa bisogna di congelare in un freezer, se serve, se non serve, a cosa servirà. Oggi voglio proprio con questo video di portarti sulla strada giusta, che tu riesca a capire al meglio cosa è giusto per te, cosa è giusto per la tua famiglia che tu congeli. Io adesso vi farò vedere tutto quello che ho congelato, ma questo non vuol dire che devi anche tu congelare la stessa cosa che ho congelato io. Il mio congelatore è organizzato in base alle mie esigenze, in base alla mia famiglia, di quello che lei mangia. Vi faccio vedere anche in che modo organizzare un freezer al pozzetto, perché comunque, no, essendo molto alto, a volte vediamo, no, della confusione lì dentro. Vi farò vedere anche che tipo di contenitori ho usato, in che modo le posizionate, e vi farò vedere anche come ho organizzato il mio freezer in casa. Immagino che non tutti hanno il freezer a pozzetto, per cui vi farò vedere qualche idea anche sul freezer in casa. Io intanto vi lascio al video. Il mio freezer di solito sta in cantina, adesso l'ho portato in casa perché stiamo facendo dei lavori in cantina, perché ne ho approfittato anche della luce, che così riuscite a vedere al meglio come posizionato tutto. Allora apriamo il nostro freezer e guardiamo quello che c'è all'interno. Vediamo tutto bene organizzato e soprattutto molto pratico, che io riesco comunque a vedere tutto ciò che c'è dentro, tutto quello che mi manca. E se devo aggiungere o togliere qualcosa. Io ad esempio anche all'interno, quando voglio al di sotto prendere qualcosa, adesso io ho una mano occupata e non riesco, basta che alzo questa cesta, io comunque riesco ad andare anche di sotto senza che qualcosa mi ostacola. Allora, qua in questo contenitore, che adesso ve lo apro, dentro c'ho tagliato a cubetti carote, peperoni, zucchine, sedano, cipolla e una specie di, non posso chiamare un soffritto, però ecco, per aggiungere ad esempio quando faccio anche le fettine di carne o, e io adesso che ho aperto, nonostante congelato, esce un buon profumo. Io le ho comunque congelato tutto quello che avevo nell'orto e io prendo soltanto un cucchiaio, qualcosa, o anche se ad esempio lo si indurisce tutto, io prendo un coltello grande, spacco così in mezzo e dopo lui si aprono questi pezzi, vedete? Comunque sono dei pezzi già divisi. Qua ho comunque congelato un sottovuoto il pane. Un po' di pane provo sempre ad avere in congelatore per quelle volte quando non si sa mai, no? Che magari non l'abbiamo più trovato al supermercato o l'abbiamo dimenticato. Insomma, è molto comodo di avere sempre un po' di pane congelato. Qua di sopra mi sono messi quelle cose che magari mi possono servire più spesso, ok? Quello che mi serve di prendere per la colazione o magari per fare qualche torta, però adesso arriviamo con calma a tutto. Qua ho sempre un sottovuoto di l'ossobuco, lo lascio, ecco, anzi domani lo devo preparare. Ci sono due di ossobuchi. Qua invece ho delle polpette di pollo, l'ho messa qua sopra, che comunque quando magari faccio tardi non riesco a cucinare, prendo le polpette o le metto in forno o anche le faccio friggere sulla padella, è molto comodo. Anche ad esempio se io prendo un po' di questo con peperoni, con tutto quello che ho dentro, e aggiungo anche sulle mie polpette, spettacolo, buono. Qua ho un po' di pomodorini proprio così interi. Questo mi aiuta ad esempio per mettere sulle mie ricette quando magari voglio fare tipo la pizzaiola o qualcosa che voglio che sia anche per l'estetica, non un po' di pomodorini. Qua vediamo un sacchetto di sottovuoto, all'interno c'ho dei fichi per fare la torta,
Invece qua ho la albicocche, anche questa per fare qualche torta. Ci spostiamo da questa parte. Da questa parte ho questo contenitore con delle prune, sono quelle prune essiccate tipo. In questo contenitore invece avevo fatto le carote, cipolle, soffritto, poi ho frullato tutto, li ho messi nelle forme quelli per fare il ghiacciolo e ho messo qua di cubetti. Da quest'altra parte ho anche qua fatto sulle ghiacciole tipo la salsa di fragola, c'è praticamente la salsa del mio orto quando ne avevo un po' troppi. Ecco, le ho fatto frullare, le ho messe nel ghiacciolo e le ho messe qua dentro in questo contenitore. Questo giustamente non posso metterlo sotto vuoto perché comunque è più comodo, no, che io apro e mi prendo soltanto un cuoricino di questi che mi serve per aggiungere ad esempio anche nella colazione, se magari voglio fare qualcosa con i fiocchi di avena. Ecco, ok, qua abbiamo detto che abbiamo le prugne. Qua invece ho congelato il melograno. Il melograno, quando lo congeliamo, ha un gusto più dolce, ok? Ecco, una volta che lui viene congelato, ha un gusto più dolce. Ma cosa mi serve? Mi serve per quando voglio fare qualche ricetta particolare, ad esempio anche la carne con la salsa di melograno, o ad esempio anche per decorare i nostri dolci, o ad esempio quando faccio qualche bevanda particolare e metto un po' di melograno. Prendo con me un cucchiaio, vedete, non si appiccica uno tra l'altro, e prendo la quantità che mi serve. Poi qua c'ho il limone, lime e arancio. Ho tagliato semplicemente fettine sottili. È molto comodo, pratico, ad esempio quando mi serve di decorare anche qua i nostri dolci, torte, o anche io lo uso tanto, io adoro, no, bere il tè di inverno, per cui prendo. Invece su quest'altro ho un po' di prezzemolo dal mio orto, era già troppo cresciuto, mi dispiaceva che lui diventava tipo per fare i semi. Io adesso comunque ho sempre prezzemolo nell'orto. Però questo ecco per non buttare, no? L'ho lavato bene, l'ho asciugato, l'ho tagliato fine fine, e anche questo è abbastanza comodo, anche per quelle volte che magari fuori ecco piove tantissimo, non mi va di uscire. Ecco, vengo qua e mi prendo un po' di prezzemolo per aggiungere sulle nostre ricette. Andiamo avanti. Allora, da questa parte ho tutto dolce, ok? Quello che serve per il dessert più che altro. Qua ho un po' di more intere. Anche questo per decorare i dolci, per aggiungere nelle ricette. Allora, qua ho il sorbetto. Sorbetto. Io quando faccio il sorbetto, giustamente, preferisco farne qualcosa in più. Così anche dopo cena vuoi bere un po' di sorbetto, soprattutto i bambini lo amano. Io ho già qua il sorbetto pronto. Poi ho questi formi qua perché li riempio con il sorbetto. Lo metto prima così com'è congelare, dopo tolgo dalle forme e li metto qua dentro. Io la sera, ad esempio, quando so che vogliamo un po' di sorbetto, io vengo qua, mi prendo soltanto un cubetto di questo, lo metto nel bicchiere, lo faccio scongelare. Invece qua ho il sorbetto al caffè, ho queste forme qua, poi io lo prendo in base, no, a quanti in famiglia lo vogliono. E guardate, dove ho questa cesta, diciamo, questo contenitore con il sorbetto, quello che mi serve. Mi è molto comodo di tenere qua anche la frutta. Ci sono un po' di lamponi, un po' di mirtilli. Intera, lo metto qua sempre. Che così io mi prendo un po' di sorbetto, mi metto un po' di frutta, anche per decorare questo sorbetto. Basta che mi prendo la cesta, una volta che ho alzato la cesta di sopra, io comunque vedo tutto bene quello che c'è all'interno. Qua riesco comunque a spostare e andare anche a prendere qualcosa che magari sta molto più in là. Vedete quanto è comodo. Adesso io elimino anche queste due parti, tanto vi ho già spiegato tutto quello che c'è, che così riusciamo a vedere al meglio quello che c'è sotto. È ancora finita, sotto c'è comunque ancora delle cose. Allora, qua ho messo sotto vuoto di fior di zucca. Io avevo fior di zucca nel mio orto, mi dispiaceva che già arrivava il freddo, che magari andavano male, e preferì,
Ho preferito, ecco, di congelarli. Poi mi si è di permettere sopra la pizza o anche friggerli in padella, in forno. Insomma, dopo troviamo cosa fare con loro. Allora, partiamo da questa parte. Qua, su quest'angolo, che comunque abbiamo, vedete che è leggermente più alto, che lì sarà il motore del freezer, per cui ecco, si è formato come una specie di alzata lì. E con questo contenitore ho tantissimi di questi contenitori piccoli, che qua praticamente ho il brodo di funghi. Io avevo già fatto comunque vedere come lo faccio, però ecco, per i nuovi spettatori vi spiego. Io prima metto a bollire un po' i funghi, soprattutto quelli estivi, che hanno un sapore molto buono, e d'inverno non li troviamo. Li ho messi a bollire per qualche minuto con una cipolla dentro. Poi io i funghi li ho fatto asciugare bene, li ho messi sotto vuoto, che vi li farò vedere più avanti. Invece quel brodo che ha bollito i funghi, io li metto in questi contenitori così piccoli. Ne li ho veramente tanti qua, per me è una salvezza. Io basta che mi prendo un cubetto di questo, lo metto nelle mie ricette, ma ad esempio anche quando faccio tipo un sciopero di pollo umido con il sapore di funghi, è molto buono. Ha un contenitore profondo, però comunque sotto di lui c'è un altro, che dopo arriviamo. E guardate cosa tengo qua. Io in questo contenitore, praticamente qua dentro c'è il grasso del pollo, che l'ho fatto sciogliere, è diventato come un burro, ok? Per cui io basta che lo apro, con un coltello mi rompo un pezzo di quello che mi serve e lo aggiungo nelle mie ricette. Questo lo posso aggiungere anche quando faccio patate al forno, quando faccio le zuppe. È molto comodo, vi dico anche il perché. Se noi abbiamo bisogno di brodo di pollo, immaginatevi, no? Finché si mette a bollire il pollo, consumiamo anche tanto gas per far bollire un pollo intero, o se abbiamo bisogno soltanto del brodo. Invece io mi prendo 2-3 cucchiai di questo concentrato di grasso, aggiungo tipo una carota, una cipolla, un po' di sedano e faccio il mio brodo, e insaporisce molto. Tante persone notano che dicono toglimi il grasso, e col grasso là loro lo tolgono. Ecco, se voi andate dal macellaio, loro ve lo possono dare questo grasso, che rimangono i pezzi piccoli, ma dà un gusto meraviglioso alle nostre ricette, molto più saporito. Ecco, se andate dal macellaio e chiedete un po' di grasso, di quello che loro di solito tagliano dalla carne che voi comprate, no? Per darvi soltanto la carne senza il grasso, quel grasso là lo mettete a far sciogliere a fiamma bassa. Dopodiché lui diventa tutto tipo liquido e lo mettete in un contenitore, lui si indurisce e lo potete conservare anche per 12 mesi così. In questo contenitore c'ho dei piselli, li ho messi qua. Anche questi qua, vedete, non potevo mettere tipo in sottovuoto, che non ha senso che usiamo la pellicola, non un sacchetto, che comunque abbiamo bisogno a volte soltanto di delle piccole quantità, magari per aggiungere sulla pasta, o perché qua abbiamo i piselli. Anche qua ho un contenitore con dei mirtilli, sono dei mirtilli interi, mi serve per le torte, per le decorazioni. Qua invece ho le fragole intere, anche questi quando faccio qualche torta, qualcosa che invece di anche la semplice torta con le mele, tipo ecco, magari invece delle mele mi piace a volte di cambiare e mettere delle fragole. E sono soprattutto delle fragole dal mio orto estive, che io quando apro fa un profumo, anche per fare cheesecake alle fragole, no? E comunque noi a volte, ecco, compriamo da supermercato per fare cheesecake la frutta congelata. In questa che sta sotto ho il soffritto, che praticamente c'è la cipolla, carote, sedano a cubetti tagliati e messi qua dentro. Quando io voglio mettere nelle ricette, quanto tempo si perde per preparare il soffritto, invece io così ho tutto pronto. Sì, lui a volte si indurisce, però basta con il coltello che vengo 2-3, ti faccio 2-3 volte così con il coltello grande, e qua si aprono tutto. Se voi non avete e non volete spendere i soldi sui contenitori di plastica, potete usare anche le scatole di cartone, che comunque stanno bene, si divide tutto, e vi dico anzi, così consumate meno plastica. Allora, in questa scatola
Guardate cosa ho, in questa scatola ho tutto quello che serve il mangiare già fatto, per quelle volte quando io magari faccio tardi o magari sto poco bene o magari non sono a casa, ecco, i figli devono mangiare a casa. Adesso vi faccio vedere quello che ho all'interno, anzi metto la scatola sopra. Adesso prendo anche questa scatola che così mi viene più facile di mostrare tutto. Ho eliminato i contenitori di sopra. E qua sotto c'è un altro contenitore che adesso arriviamo. Allora, qua abbiamo dei ravioli. Quando preparo i ravioli faccio sempre qualcosa in più. Li metto prima su un vassoio, una distante dall'altra, per congelarsi. Quando sono congelati, li metto in questo sacchetto e faccio sottovuoto. Perché quando noi congeliamo in sacchetti sottovuoto non si forma il ghiaccio. Ecco, come ad esempio. Ecco, come ad esempio qua all'interno, vedete, non c'è il sottovuoto e all'interno c'è anche un po' di ghiaccio. Invece quando noi facciamo sottovuoto, quando noi congeliamo sottovuoto, il nostro mangiare non fa il ghiaccio e si conserva molto bene anche i profumi. Per cui qua abbiamo questi qua, ravioli di carne, ricotta, ricotta, carne, ricotta. Qua invece ho i peperoni ripieni con la carne, ho due sacchetti, anzi tre sacchetti di peperoni. Io basta che li prendo, li metto o in forno o anche in casseruola con un po' di salsa di pomodoro, un po' di acqua, li metto a bollire, o anche in forno direttamente. Basta che li prendo, li ho già comunque divisi per la porzione che mi serve e questi sono già fatti. Ok, adesso tolgo anche questa scatola e sotto ho messo quelli che li uso di meno. Ad esempio, questo è destinato alla carne. Qua tengo tutta la carne. C'è la bistecca, di nuovo lo sciobuco, insomma, tutto qua è pieno di carne. Porzioni già divise, che quando io devo cucinare, prendo una porzione e so già quanto ho. So già la mia famiglia quanto mangia e mi prendo un sacchetto e lo faccio. Invece l'ultimo contenitore è destinato alla frutta. Io ad esempio faccio tanti torti, faccio tanti dolci. Ad esempio qua abbiamo anche qua la frutta rossa, la uso più che altro anche per fare le salse quando preparo la carne. Mi piace molto la cucina gourmet e quando faccio delle ricette particolari, ho bisogno di anche della frutta particolare, so che ho tutto pronto. Qua invece ho i sacchetti con di purè di fragole, questo mi aiuta per i dolci, per cheesecake, sono già fatti purè di fragole. Qua ho un altro di albicocche con altro sacchetto di albicocche. Mi basta quando faccio una torta, vengo a prendermi un sacchetto e la porzione è per una torta, quella che mangia la mia famiglia. Li lascio scongelare per alcuni minuti, fanno presto a scongelarsi e li metto sopra la mia torta. Qua abbiamo ciliegie, anche questi serve per i dolci. Poi ho altri sacchetti con dei fichi. Qua insomma mi serve tutto quello per quanto riguarda di fare dei dolci sopra. Invece nel congelatore che lo ho in frigo dentro di casa, allora sono così sistemati in questo modo e adesso vi faccio vedere. Ecco, questi qua forse sono quelli che a me serve più spesso, ok? Quelli che tengo giù in cantina, ecco, soltanto dopo per caricare questo di qua, ecco, più o meno così. Allora qua ho brodo di pollo già fatto per che non si sa mai quando mi serve. Poi qua in questo contenitore ci ho anche fatto vedere come ho fatto ho messo in forno i peperoni, li ho frullati e li ho tagliati a cubetti in questo modo quando mi serve. Così quando mi serve per aggiungere, non so, quando faccio qualcosa che voglio insaporire, ho qua i cubetti già fatti. Qua di nuovo ho già soffritto quello che avete visto anche in congelatore dalla cantina, solo che qua in casa, ecco, sotto mano è molto comodo.
Anche qua ho il soffritto, questo veramente mi aiuta molto e mi salva molto. Qua sotto invece ho un altro contenitore, ho dei cubetti che ho anche fatto vedere il video che abbiamo messo in forno, pomodori, melanzane, un po' di peperoni, con aglio e cipolla, tutto in forno, frullato, tagliato a cubetti. E anche qua prendo un cubetto nelle mie ricette, veramente molto buono. Qua invece ho un po' di carote. Vi spiego, avevo un po' di carote che da tempo non riuscivo a mangiarli, ecco, per non farli che si ammorbidiscano troppo, li ho fatti a cubetti, così quando mi serve, non so, per spezzettino o qualcosa, ho già cubetti di carote, giusto per non buttare le carote, ecco, li salvo così. E qua invece ho il peperoncino piccante tagliato a cubetti, perché come potete vedere io qua tengo in casa tutto quello che mi serve per quasi tutti i giorni per la preparazione, e lì ho un po' di fagioli. Poi qua in sottovuoto un po' di zucca. Qua ho sempre soffritto già pronto, che così quando finisce da qua, quando finisce anche dal congelatore, allora apro il sottovuoto e lo metto qua dentro. Andiamo avanti. Anche qua ho un po' di zucca. Qua ho portato in casa un po' di... Qua in frigo di casa mi sono lasciate le fettine di arancia, limone, limone per il tè. Io già bevo il tè ogni giorno. Qua invece ho congelato del melone. Questo mi aiuta d'inverno di fare anche varie salse. Ad esempio, d'inverno il melone sa niente, quasi quasi non lo troviamo. Però io lo scongelo e faccio di quelle salse con un profumo di melone estivo. Qua ho altri due sacchetti. Sono dei peperoni tagliati. Ecco, quando mi serve la peperonata, ad esempio, so che ho i peperoni estivi molto saporiti. Ok, ci spostiamo quest'altro. Ho tanti sacchetti sottovuoto anche qua di barbabietola. Io la barbabietola la adoro, faccio tante zuppe, faccio la vellutata. E per cui quando vuoi cucinare la barbabietola, di solito ti sporchino tutte le mani e la cucina, invece io così ho già tutto preparato. Ecco, come potete vedere sono tanti sacchetti. Qua un altro sacchetto del soffritto e qua un altro sacchetto con delle carote. Ecco, per non farli andare male, le ho tagliate a cubetti. Qua invece ho i sacchetti con porzioni giusta, con i funghi, quelli che abbiamo fatto vedere che nel congelatore dalla cantina, ho il brodo, e qua invece ho tutti i funghi già pronti per le nostre ricette. E che ne ho veramente tante. E poi vi dico che io d'inverno, quando voglio fare anche le scaloppine o qualcosa, metto questi funghi, li metto sopra, ragazze, bontà. Qua invece sottovuoto ho altri due di riserva, sempre dei cubetti che abbiamo lì sotto, che avevo detto che li abbiamo messi in forno, pomodori, melanzane, aglio, cipolla, tutta la bontà. Così quando finisce quello del contenitore, io mi apro il sacchetto di sottovuoto, lui si conserva molto bene. Guardate, vi volevo consigliare questa macchina per sottovuoto, è spettacolare. Io quella da Temu che l'ho provata, sì, sono riuscita comunque a fare sottovuoto, solo che mi tagliava qua la margine dei sacchetti, ok? E non li assorbiva proprio così tanto, però per il costo che costava, cioè, va benissimo. E invece questa è proprio una di quelle professionali. Non dobbiamo tenere premuto niente, che è molto comodo. Ad esempio, mettiamo questo sacchetto dentro all'interno e lì in automatico riconosce e fa assorbire il... E tira tutta l'aria, però la chiudi molto bene. Io adesso vi farò proprio vedere con questo sacchetto, che vedete che è molto grande, come tira tutta l'aria e fa un sottovuoto meraviglioso. Ecco, adesso fa tutto lei da sola, io ormai non faccio niente. E lei sia fa sottovuoto che tira tutta l'aria, cioè fa uscire tutta l'aria. E fa anche, ad esempio, se abbiamo soltanto un sacchetto che lo vogliamo soltanto sigillare, allora fa anche quello. Senti, molto professionale, vedete come la... E qua c'è stata tanta quantità di cipolla, di carote. E quando ha finito di tirare tutta l'aria,
lei si ferma da sola. Ecco qua, finito, guardate, meravigliosa. Ve lo lascerò nella descrizione del video e se guardate anche i commenti di Amazon. Quando noi organizziamo il freezer bisogna capire di cosa io ho bisogno. Ad esempio ci sono delle famiglie che loro mangiano tanto pesce, allora sicuramente ci dedichiamo di più al pesce. Ad esempio io nel mio congelatore il pesce non lo trovate perché io amo di mangiare il pesce fresco. Bisogna capire cos'è che fa per te. Ti serve il mangiare già fatto, che magari lavori e non hai tempo di cucinare, o magari ti serve qualche aiutino, ad esempio di avere pronto un po' di carote, un po' di cipolla, magari ti basta soltanto delle preparazioni che ti aiuta ad accelerare. Nel mio congelatore non troverete tanto il mangiare già fatto perché io amo cucinare, io amo stare sui fornelli, mescolare, assaggiare, annusare il mangiare. Io trovo la passione in questo che faccio. Ad esempio io mi sono organizzata il mio congelatore in questo modo, mi sono fatta delle preparazioni di quello che mi serve per accelerare il mio procedimento, quello che quando devo cucinare. Il mio obiettivo è quello di portare i sapori estivi in inverno. Al supermercato quando noi compriamo i pomodori di inverno non sanno a niente. Come possiamo noi pretendere di fare un piatto buono quando noi non abbiamo la base buona per cucinarlo? Non si tratta che non siamo in grado di cucinare, ma bisogna anche di avere il prodotto giusto. Che ad esempio io ce l'ho l'orto, io ho preso i miei peperoni, prendo la cipolla, prendo tutto e lo congelo nel mio congelatore. Io d'inverno quando apro un pezzo di peperone tagliato e lo metto in una peperonata, cioè con tutta un'altra cosa, io riesco a portare dei sapori molto simili a quelli estivi. Spero molto che questo video ti è stato utile, magari vi ho dato delle idee, ma io adesso vi saluto, un bacione a tutti e a presto, ciao ciao. An ocean, a cave, a dream that no one could save.